Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Paper Mario Color Splash per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il Tempio Kiwano e abbiamo recuperato le prime due mini vernistelle presenti in questo luogo. Ce ne manca una che però probabilmente potremo recuperare soltanto più avanti. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo. Possiamo andare a nord, quindi ad esplorare il vulcano vermiglio. Se no possiamo andare a sud e esplorare il Colosseo aureo. Direi di andare ad esplorare quest'ultimo luogo. Ah, occhio che qui abbiamo la possibilità anche di recuperare una vernistella, eh. No, assolutamente, non voglio mancarla. Direi che l'obiettivo di oggi è recuperare proprio quella vernistella, sperando naturalmente di poterla già recuperare. Io nel mentre, ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto che state dando a questa serie. Sono molto contento che vi piaccia. Questo è il Colosseo aureo. Forse dovremmo chiedere a quello sportello prima di entrare. Ciao, parliamo col tipo timido. Questo è il Colosseo aureo. Chiedo scusa, volevo dire che in questo momento nel Colosseo aureo sta già infuriando la grande zuffa. Cioè, purtroppo mi sono lasciato trasportare dall'enfasi drammatica dell'evento. Torna più tardi per partecipare. Il primo premio è una mega vernistella. Ho sentito bene? Ha detto che il primo premio è una mega vernistella? Fate largo, ho una grande zuffa da vincere. O meglio, devi vincerla tu, Mario. Dopotutto sei tu l'eroe, giusto? Mario? Ho sentito male o questa latta di vernice ti ha appena chiamato Mario? Vabbè, ma ragazzi, ma non riescono a riconoscerlo dai vestiti? Cioè, solo lui gira per tutto il regno conciato così? Vediamo, proprio come pensavo. Risulti già iscritto al prossimo incontro della grande zuffa. Veramente? Mi chiedo chi si sia preso la briga di iscriverci. Perché noi non siamo mai stati da queste parti prima. Mi sa che è uno dei tanti vantaggi di essere famosi, vero Mario? Oltre la porta alla tua destra c'è il banco per le preselezioni. In bocca al lupo. Quindi in teoria noi potremmo già partecipare alle preselezioni. Però io volevo andare da questa parte. Ah, tribune degli spettatori, ingresso per i partecipanti. Ok, qui non c'è niente. Ci sono soltanto dei tipi timidi. Senza biglietto non si entra. Sono addirittura iscritto all'evento, quindi faccia un po' lei. Che buio qui dentro, immagino che siano ancora indaffarati con i preparativi. Non vedo l'ora di scendere in campo. Cioè, non vedo l'ora che tu scenda in campo. Scendiamo queste scale, ragazzi. Allora, c'è un po' di roba da colorare. Nessun problema. Questi tipi timidi li vedo belli carichi. Voglio davvero partecipare alla grande zuffa, ma non so se sono abbastanza forte. Tu che ne pensi? Amico, sarò sincero. Non sei forte per niente, senza offesa. Ha parlato l'altro che lo possiamo stendere in 4 secondi. Io nel frattempo faccio che riempire tutti questi buchi bianchi, così recuperiamo anche un po' di carte. Ma comunque ragazzi, questo titolo mi sta piacendo sempre di più. Se avessi l'arma giusta potrei vincere la grande zuffa. Ma chi voglio prendere in giro? Non ho nemmeno passato il test di ammissione. Ok. Qui cosa c'è? Sgabuzzino. Andiamo a dare un'occhiata dentro. Così per curiosità. L'avevo lasciato qui, ne sono sicuro. Come hai fatto a perderlo? Con tutta la fatica che ho dovuto fare per andarlo a rubare fino alla valle Marmelada. Era qui! Ne sono sicuro, deve essere da qualche parte nel Colosseo. Ragazzi, state calmi, d'accordo? Fate un bel respirone e cercate di concentrarvi. Chissà cosa cercano. Sinceramente adesso sono curioso di sapere che cosa cercano. Ah, però non me lo dicono. Vabbè, pazienza.
Ma perché devo vestirmi da tipo timido? Io sono Mario! Qualcuno dirà, io sono Lillo. Questo che cos'è? Spogliatoio 1. Facciamo che esplorare un po' questo luogo. Sono curioso di vedere chi c'è e chi dovremo affrontare. Guarda, guarda come se le suonano qua. I miei ragazzi sono carichi e pronti alla battaglia. Guarda che energia. Voglio sentire un tifo assordante per i TXS, intesi? Sembrano tipo un gruppo musicale come i BTS. Questo dovrebbe essere lo spogliatoio 2. Io mi do un'occhiata in giro, magari trovo qualcosa di utile. Alla fine il tipo si volta e scappa via. Avreste dovuto vederlo, tremava come un foglio. L'avversario gli si avvicina e lui non alza nemmeno lo sguardo. A un certo punto scatta come una molla e gli passa sotto le gambe. Non ci credo. E poi cos'è successo? Ragazzi, sono qui, smettetela di parlare di me in terza persona come se non ci fossi. Probabilmente lo stanno tipo prendendo in giro, però ho visto qualcosa a parete. Ho visto qualcosa a parete, occhio, perché mi sto distraendo un po' troppo. Guardate, sulla sinistra. Vedete quella forma particolare? Eccola lì. Perché l'avevamo già beccata in precedenza. Voglio vedere se riusciamo a ottenere qualche carta interessante. Un martello gigante e uno scarpone gigante, ottimo. Eccole qua. Già colorate entrambe le carte. Non ho dato un'occhiata allo spogliatoio 1 per vedere se c'era qualcosa di interessante. No, nulla di interessante. Me ne sono accorto comunque giusto in tempo. Spogliatoio 3. Avrei dovuto cambiarmi qui dentro, ma sono rimasto chiuso fuori. No, non si può entrare. È vero. Vabbè, pazienza. Parliamo con lui. Questo è il banco delle preselezioni. Io sono l'addetto incaricato di scartare quelli non all'altezza. Ma niente paura, la selezione è più facile di quanto sembri. Sei un osso duro? Certo. Cioè, non parlo necessariamente di esperienza in battaglia. Forse mi sono espresso male. Volevo dire, hai un osso duro? Letteralmente intendo. Ce l'abbiamo perché l'abbiamo recuperato per attirare Carolina. Questo è il Colosseo Aureo. Fantastico, allora nell'arena farai davvero scintille, poco ma sicuro. Ok. Va bene, andiamo dentro l'arena. Chissà perché ci ha chiesto se avevamo un osso duro. Boh, lo scopriremo tra pochi secondi. Guarda Mario, eccola là. La Mega Vernistella! Bahahaha! Sapevamo che non avresti resistito alla tentazione della Vernistella. Benvenuto alla Grande Zuffa. Sappi che non ci andremo leggeri. Forza ragazzi, facciamogli vedere che qui nel Colosseo non c'è spazio per delle figurine. Diamo inizio alla Grande Zuffa. Ma chi è che parla? Oddio, quanta gente! Aiuto! C'è troppa gente! Help! Quanti devo sconfiggerne? Ah, vabbè. Fatelo a coriandoli! 50 monete a chi mi porta al suo cappello. Ah, sì? Fatevi sotto, va. Non ho intenzione di farmi sconfiggere da voi. Allora, utilizziamo un copistrice e via. Dovrebbe bastare in teoria. Adesso vediamo subito. Ah, no. Non è bastato. No, me l'hanno spazzato via. Aia. Oh, 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 oh. Oh, muoio. Mamma mia, per un pelo, veramente per un pelo. Ho sottovalutato un pochettino questi avversari. Allora, intanto recuperiamo un po' di punti salute e poi direi
di eliminare questi qui in un colpo solo. Con un altro copistrice. Li ho un po' sottovalutati effettivamente. Ok. Dobbiamo soltanto eliminare quelli che lanciano i martelli. Uno. E due. Allora, adesso recuperiamo altri punti salute. Ok, diamogli il colpo di grazia. Spero che bastino quei martelli. Uno. Due. Ah, per un pelo! Ce l'avevamo quasi fatta. E allora utilizzo di nuovo... Ne approfitto per utilizzare di nuovo il fungo. E poi potrei utilizzare tranquillamente uno scarpone, perché tanto penso che saltandogli in testa riusciamo a dargli il colpo di grazia. Adesso che sappiamo contro chi dobbiamo lottare, prossima battaglia non mi farò trovare impreparato, eh. Ragazzi, la situazione per me è un pochettino disperata, perché mi sono rimasti praticamente soltanto 8 punti salute. Ci sono ancora un po' di nemici. Spero di beccare una carta... No, no. Spero di beccare una carta funghetto. La stella! E allora vai la stella. Sì, vabbè. Scappano tutti. Ok, meno male che mi è andata di lusso. E, signori, portiamo a casa la vittoria. Ho dovuto affrontare non so quante battaglie. Adesso un po' le ho tagliate perché... Comunque alla fin fine erano sempre identiche. Bah, un massacro, un vero bagno di colore. Bravo Mario. Amiche e amici, vi ringrazio per la vostra pazienza. L'evento che state aspettando sta per iniziare. Il campione in persona combatterà contro il nostro ospite d'onore e il vincitore si porterà a casa la mega vernistella gialla. Scusami. Un caloroso applauso per il maestro del disastro, il picchiatore tenace e il dominatore del colorseo. Cioè? Sì, vabbè, a saperlo prima... No, vabbè, mi tenevo da parte delle carte. Chi se lo aspettava di dover affrontare questo qua? No, ma non lo posso... Non lo posso battere, ragazzi. È troppo forte. Bahaha! Dovresti vedere che faccia hai fatto. Si può avere uno specchio. Scusa, ma non resistevo più. Beh, sorpresa. Io sono il campione. E... adesso... Che facciamo con 8 punti salute? Io sono Iggy. Piacere di conoscerti e di essere sul punto di stracciarti. Ma assolutamente, Iggy. Dai ragazzi, organizziamoci come si deve. Sistemiamo Mario e la sua irritante latta di colore. A noi due. Vabbè, non ho più... Vediamo un attimo se riesco. No, non volevo quella carta lì. Volevo il funghetto. Mi colpisce una volta, ha vinto praticamente. Ho sprecato troppe carte contro quei tizi. Vabbè, proviamo a mettere 3 martelli, anche se dubito che riusciremo a fare qualcosa di interessante. Un po' l'abbiamo danneggiato. Ma non basta, non basta. Un colpo e mi ha mandato KO. Fantastico. Niente, devo rifare sta battaglia. Saperlo prima avrei preso immediatamente la stella. Avrei fatto fuori tutti quanti e ciaone. Ok ragazzi, rieccoci qua. Purtroppo non sapevo che avremmo dovuto affrontare anche un mega boss, oltre a una rissa incredibile. E dovevo immaginarlo però che c'era una stellina da qualche parte. Quindi adesso la prendo immediatamente e facciamo fuori tutti quelli che sono qui nell'arena.
Guarda, guarda, guarda come mi tirano addosso la roba. Ecco la stellina. Vediamo un attimo cosa c'è dentro queste casse. Però purtroppo ho il mazzo pieno. Ciao, venite qua. Meno male che si incastrano lì. Guarda che zuffa! Ok, li ho eliminati tutti quanti, ottimo. Facciamo che recuperare tutto. Volevo dare un'occhiata anche dentro queste casse. Ci sono delle carte interessanti che però io in realtà possiedo già. E adesso andiamo ad affrontare Iggy, però questa volta siamo ben preparati. Ciao, fatti sotto Iggy. Questa volta non riuscirai a sconfiggermi tanto facilmente. Sì, come potete vedere la rissa si può risolvere in pochi minuti con quella stella. Ma come vi dicevo prima, avrei dovuto immaginarlo che c'era una stellina, perché sennò era una roba folle affrontarli tutti uno per uno. Sorpresa, io sono il campione. Lo sappiamo già, lo sappiamo già. Ciao, fatti sotto, Iggy. Scendi da quella carrozza. Ma prima mi hai battuto, stavolta invece avrò la meglio io. A parte che dobbiamo già recuperare dei punti salute, fantastico. Allora, direi... Allora, quanti funghetti ho? Due? Solo due? Vabbè, usiamo i due fiori di fuoco. Uno, due, tre, quattro. Pensavo di fargli di più, di danno. Uno, due, tre e quattro. Poi ho intravisto l'oggetto che hanno citato. Che hanno citato quei tipi timidi. Comunque mi ha fatto soltanto 8 di danno. Quindi direi che il fiore di fuoco è molto efficace. Utilizziamo il pulsante Pao. Sì, non gli ho fatto granché. Mi conveniva utilizzare un'altra carta fiore di fuoco. Niente male, lo ammetto. Bene, abbiamo iniziato col botto. Ora mostriamogli il vero potere dei nostri cocchi. Cioè? Fin troppo facile, lascerò che siano i miei scagnozzi a sbarazzarsi di te. Ok. Vai coi fiori di fuoco. Ah, ma scappano. Scappano, scappano, vedete? Non puoi colpire i miei cocchi. Come caspita faccio? Ok, ho parato i loro colpi. È arrivato pure lui. Che ti succede, Mario? La grande zuffa non sta andando come avevi previsto? Beh, rilassati, perché ora andrà anche peggio. Mario, temo che non riusciremo a batterlo con le carte che abbiamo. Lo so, ho visto. Ci conviene provare a scappare. Perché per come siamo messi adesso, anche Tinto ce l'ha detto, non abbiamo le carte giuste. Se magari riusciamo anche a scappare. Ok ragazzi, mi sto spostando da questa parte perché sto cercando un oggetto particolare
per battere Iggy. E forse ho capito di che oggetto si tratta, perché se avete visto, le carrozze sono, come dire, gestite da catenacci. E se vi ricordate, Caterina era molto legata a cosa? Alle ossa. Quindi dobbiamo trovare un osso. Qui direi di eliminare velocemente questi due nemici. Ok, il primo è andato. Facciamo fuori velocemente anche il secondo, anche se mi ha colpito. Direi che lo scarpone basta e avanza, perché il primo osso l'abbiamo già utilizzato per attirare Caterina dal professore, no? E adesso non ho più a disposizione quella carta, quindi devo recuperarne un'altra. Il problema è che anche a Porto Prisma il tizio non me la può vendere. Quindi dobbiamo trovarne una per forza in questa zona. Anche perché se no non riusciremo a battere Iggy, perché con quelle carrozze scappa troppo velocemente e non riusciamo a colpirlo. Intanto facciamo fuori anche lui, magari utilizzando il martellone. E poi anche un martello più piccolo. Io adesso non volevo perdere troppo tempo contro questi avversari. Ok, eliminato in un colpo solo, fantastico. Stiamo dando una ripassata comunque a tutti coloro che avevamo già affrontato dentro l'arena. Affrontato, tra virgolette, perché li abbiamo eliminati anche abbastanza facilmente. Wow, guarda che panorama da quassù. Stile ninja, mi piace. Occhio Mario. Qui ci sono due martelli. Ah, di lì non possiamo procedere. Occhio a non farci colpire. Perfetto. Ah, guardate. Devo trovare la casella con quello stesso simbolo. Ma deve essere per forza di lì. Questo è il terzo anello. Da qui non si vede granché. Meglio se scendi. C'è comunque un oggetto che dobbiamo recuperare sotto. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa. Chissà dove devo andare a utilizzare quel pulsante. Boh, io provo a cliccarlo. Abbiamo 20 secondi, eh. Secondo me dobbiamo andare di qua. Vai, 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 vai. Deve essere per forza qui sotto, da qualche parte. No. 3, 2, 1. Niente, non l'ho visto in giro. Abbiamo ottenuto anche la carta tipo timido puntuto. Di qua non si va da nessuna parte. Magari dall'altra parte sì. Qui non siamo già passati prima? No. Ah, aia. Accidenti. Ok, ho capito cosa dobbiamo colpire quindi. Perché mi sa che dobbiamo sbloccare il passaggio. Opla, via via via, veloci. Abbiamo soltanto 20 secondi. Di solito comunque Mario è abbastanza veloce. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ta-da! Occhio a questi nemici, non mi fanno nulla, eh. Però non si sa mai. Allora, siamo arrivati da questa parte. Si scende ancora.
Proviamo ad andare qua a destra, ma non c'è nulla. Ci sono solo dei gomba che però possiamo raggiungere facilmente passando da questa parte. In teoria. Ah no, vedete? Mi tocca affrontare anche loro. Il problema è che non so quanto sono forti. Andiamo giù subito pesanti con il fiore di fuoco e via. Opla. 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 E opla. No, vabbè, non sono fortissimi. Danno più che altro soltanto fastidio. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Peccato non scendere lì sotto. Qui c'è una marea di gomba. Chissà cosa fa. Chissà che caspita fanno tutti lì. Ragazzi, siamo solo dei semplici gomba. Ah, ok, spettatori, insomma. Lì c'è un cuoricino, fiore di fuoco. Ah, sono caduto giù. Vabbè, mi prendo le monete e proviamo a scendere ancora. Oh, guarda dove sono arrivato. Ragazzi, state calmi, d'accordo? Ah, ma siamo finiti dietro. Ok, 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 interessante. Qualche problema, amico? Ah, sta sbirciando. Vai. Oh, ho trovato proprio quello che stavo cercando. Il cavatappi. Perfetto. Però questo non ci permetterà di battere Iggy. Guarda, te ne darei volentieri una, però mi serve un osso al momento. Mi prendo il cuoricino. Un altro fiore e torniamo da questa parte. Adesso devo rifare tutto il giro, probabilmente, perché mi sa che dobbiamo portare quello strumento lì a quelli là che lo stavano cercando. Ok ragazzi, mi sono infilato lì, come avete visto sono caduto giù, perché mi sono dimenticato di fare una cosa. Dobbiamo cadere qui, dietro questa palizzata, per spostarci da questa parte. E guardate un po' chi c'è qua. Siamo i fan numero uno dei TXS, sono già i nostri idoli. Ok, non dobbiamo parlare con loro. E poi è successa una cosa a cui non credereste mai. Dopo essergli passato sotto le gambe inizia ad attaccare le scatole come se fossero loro i nemici. Può essere che stesse cercando qualcosa. Chissà cosa c'era in quelle scatole. Proprio lui che si vantava di avere sempre il totale controllo sul campo di battaglia. Chi caspita sta parlando? Questo qui è il terzo spogliatoio. Ah no 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 no, questo è il secondo. Questo è il secondo, ragazzi, dove ci sono quelli là che... che parlano e prendono in giro il loro compagno di squadra. E questo dovrebbe essere il terzo che era bloccato. Infatti... Ehi Mario, abbiamo qualcosa per te. Non troppo tempo fa c'è stato un furto di uno dei fossili della Valle Marmelada. Ma grazie alla nostra tecnologia avanzata abbiamo rintracciato la posizione ed eccolo qua. Oh, abbiamo trovato l'osso, ragazzi. Intanto vediamo cosa c'è dentro queste scatole. Perfetto. No, io non volevo uscire dalla stanza però. Ah ok, adesso la porta è sbloccata, fantastico. Perché probabilmente c'era una cassa che la bloccava. Comunque abbiamo finalmente recuperato l'osso.
Opla. E l'osso, come vi dicevo prima, mi tornerà utile per battere Iggy, perché comunque, se ci fate caso, adesso loro possono tornare a casa. Se ci fate caso, le loro carrozze sono guidate da catenacci e Caterina, che è un catenaccio, adorava le ossa. Devo soltanto controllare una cosa qua a destra, perché forse ho lasciato indietro una cosa importante. Infatti ho lasciato indietro uno strumento. Non so cosa sia, ma adesso lo scopriremo. Un rompighiaccio, ok, come immaginavo. Buttiamo via una carta inutile. Magari non l'osso, che ne dite? I funghetti no. Ok, a posto. Ok, siamo tornati qua, ho fatto che passare da dietro. Tanto la porta l'abbiamo sbloccata e adesso possiamo andare ad affrontare di nuovo Iggy. Diciamo che probabilmente la fuga è contemplata nella battaglia contro Iggy, perché se non avete giocato a questo titolo al primo colpo vi troverete, diciamo, un attimo spiazzati, perché magari arriverete lì senza osso. Io adesso ho attivato la stellina. Fatti sotto, Iggy. Ah no, l'effetto della stellina è finito purtroppo, vabbè. Dai, dai, fatti sotto. Allora, prima dobbiamo danneggiarlo e poi quando utilizzeranno i carri dobbiamo lanciare l'osso. Non prima, eh. Non prima, perché sennò l'oggetto va praticamente sprecato. Usiamo il fiore di fuoco e un martellone. Uno, due, tre e quattro. Vabbè, qualche danno gliel'abbiamo fatto. E anche il martello mi sa che l'ha sentito. Oh, quante volte ci attacca. Iggy, mi sorprendi così? Fiore di ghiaccio, lo congeliamo un pochettino. Dopo questo attacco mi sa che utilizzerà i carri, eh. Uno, due, tre e quattro. L'abbiamo congelato un pochettino. Ah, guardalo che va a prendere il carro. Il cocchio. Allora, proviamo a utilizzare loro, però aspettiamo che si riuniscano. Infatti, vedete? È scappato. Ah, è già tornato. Parato il colpo, parato il colpo. Arriva anche lui adesso? Sì, arriva anche lui, fantastico. Questo è il momento di utilizzare l'osso. E usiamo anche il fiore di fuoco, così li colpiamo tutti quanti. Vai con l'osso. Caterina, scelgo te. Eccolo qua. Così gli altri catenacci non scappano, perché comunque sono attirati dall'osso. E loro rimangono senza carri. Iggy, che mi racconti? Il tipo che me li ha venduti mi aveva garantito che questi cosi erano indistruttibili. Rivoglio le mie monete. Aspetta, ho una sorpresina per te. Perfetto, gli abbiamo fatto abbastanza male. Ha tentato di colpirci col guscio. Andiamo con gli stivali di ferro e il fiore di fuoco. Uno, due, tre
E ce l'abbiamo fatta! Fantastico! Oh, ma alla fine non è una boss fight complicata, solo che bisogna prima recuperare un osso. Perché sennò i carri li distruggiamo col senno di poi. Ho perso nel mio Colosseo! Che vergogna! Beh, temo che la Mega Vernistella sia tua ora. Ehi voi, andate tutti a casa, lo spettacolo è finito! Bye bye, Iggy! Questo affare è acceso? Mi hanno comunicato ora che, data la sconfitta di Iggy, ho preso il suo posto come presentatore. Cari amici, sono lieto di annunciare che il campione di oggi è Mario! Forza, facciamogli un bel applauso! E per oggi è tutto, cari amici. Mi raccomando, mentre lasciate l'arena, cercate di non azzuffarvi. E non dimenticatevi di fare un salto nel negozio di articoli esclusivi firmati Colosseo Aureo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Di nuovo un bel applauso per il nostro Mario. Hip hip! Urrà! Ah, vi ricordo che il biglietto per questo spettacolo vi obbliga amichevolmente a visitare il negozio di articoli esclusivi del Colosseo. Ok, finalmente possiamo raccogliere la vernistella gialla. Il premio per il nostro nuovo vincitore è una mega vernistella. Tutto qui? Volevo dire che premio favoloso. Dai Mario, andiamo a prenderla. Dai, regà. Non riuscivo ad arrampicarmi. Eccola! Eccola, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. La mega vernistella gialla. Adesso possiamo ricolorare anche la moneta che c'è nella foresta gigantesca. Guardate un po'. Perché stiamo viaggiando a bordo della vernistella e quindi anche la moneta possiamo colorarla facilmente. Oddio, che spettacolo! No, vabbè. Che bella. E siamo tornati a casa. Boom. Ce l'abbiamo fatta. La mega vernistella gialla è tornata alla fontana prismatica. Mario, e anche tu, Tinto. Grazie per avermi salvato, sono la mega vernistella gialla. Ho una memoria migliore di quella della mega vernistella rossa. Permettetevi di darvi qualche particolare in più. Prima che Bowser ci gettasse ai quattro angoli di quest'isola, erano arrivati i suoi scagnozzi. Ok, ci racconta cos'è successo. Ottimo. No, perché la storia comunque è interessante, eh. Guardate come stanno risucchiando tutto il colore. No, povero postino. Voilà, ucciso. E l'hanno trasformato in una busta. Poi hanno fatto saltare il ponte. Kamek ha preso la lettera e deve essergli scivolata forse. Mi sa che gli è scivolata. No, povero Todd, è stato colpito alle spalle. Incredibile. Quindi sono stati gli scagnozzi di Bowser a scolorire e a spedire quel Todd? Devono averlo fatto per attirarvi a Porto Prisma e poter così rapire la principessa Peach. Dobbiamo continuare a cercare le mega vernistelle e risvegliare i loro ricordi, così capiremo qual è il malefico piano di Bowser. Benissimo, senza ulteriori indugi, festeggiamo il ritorno della mega vernistella gialla. Scatenatevi tutti quanti! Eccoli. Balla con la prismagia. Un ballo egiziano. C'è anche il professore, c'è anche il professore. E c'è anche Caterina, grandissima, sempre presente. E... oh, attenzione. I punti vita di Mario sono aumentati, ottimo. Siamo arrivati a 100.
Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Paper Mario Color Splash qua. Spero che vi sia piaciuto. Spero che se state giocando a questo titolo o rigiocherete magari a questo titolo, vi possa tornare utile per sbloccare la boss fight nel Colorseo e quindi recuperare l'osso per poi sconfiggere Iggy. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Paper Mario Color Splash. Alla prossima ragazzi!